Sul carpet del Festival di Roma questa sera sfilerà Marco Risi e il cast di Tre Tocchi. Buongiorno, anzi buonasera. Buonasera, non ci siamo ancora, ma il momento sarà importante perché questa sera avremo la verifica con il pubblico vero e poi non un pubblico piccolo, non una saletta di periferia, ma con 1000 persone di Roma. Il film ha a che fare molto con Roma perché gli attori, e questo è un film che parla di attori, il cinema si fa molto a Roma, quindi vediamo un po' come risponderà la città. Com'è nata la voglia di raccontare questa storia ambientata tra gli, diciamo, tra i campi da calcio e poi appunto persone che cercano di fare gli attori, quindi i provini, i cast e via discorrendo? È nata proprio frequentando quei campi di calcio con il grande Giacomo Losi come allenatore, nella squadra nella quale una volta giocava anche Pierpaolo Pasolini, conoscendo un sacco di questi attori che non lavorano, perché magari la gente pensa che chi fa l'attore sia per definizione ricco e famoso, e invece ci sono tanti attori che non sono né ricchi né famosi. Per uno che ce la fa, 100 non ce la fanno. Ecco, a me interessava raccontare quei 100, ne ho presi 6 da una ventina di storie che ho esaminato. Ho avuto la fortuna di conoscerli bene perché in 7 anni li ho conosciuti e frequentati uno per uno, quindi ne ho visto i difetti e i pregi, e vedendoli giocare al calcio si capisce anche come sono le persone nella vita, si capisce da come uno corre, da come entra sulla palla, da come entra sulla caviglia, da come batte anche il fallo laterale, da come ti dà la spallata di nascosto, da come riesce a fare gol. Quindi si capiscono tante cose, eh? Non è una cosa così campata per aria il gioco del calcio, non è una fesseria. Quelli che dicono 22 ragazzi in mutande che corrono dietro un pallone non capiscono niente, perché è un gioco che può essere molto molto difficile e molto interessante, e mettere insieme queste cose, questa passione per il teatro, per il cinema e la passione per il calcio, mi sembrava una cosa un connubio interessante. L'appuntamento chiaramente è al cinema, il film è Tre Tocchi, stasera uscirà all'inizio novembre, non mi ricordo. Uscirà il 13 novembre, quindi ci siamo qua. Ci siamo, io ormai sto incrociando un po' di date, siamo a metà del festival, ma comincio a avere... Immagino. Però appuntamento al cinema 13 novembre, e per chi invece ha il biglietto questa sera sul carpet del festival. Molto difficile trovare il biglietto perché è tutto esaurito, e anche domani è la proiezione delle 6 al Barberini, quindi bisognerà ricorrere a delle... Sì. Bisognerà ricorrere a proiezioni ulteriori, chissà. Grazie. Speriamo. Grazie a lei.